lo merito. Magari stavolta l'ho combinata troppo grossa, magari è meglio se incrocio le dita e dico in culo alla balena. Se la balena caga, porta bene, io un bel colpo di culo ne ho proprio bisogno. Se il cliente viene a sapere quello che è successo, magari è capace che mi strozza con le sue stesse mani, imbecille che non sono altro. Magari mi sono lasciato trascinare, magari non ho ragionato con la testa. Magari non ne potevo più di tutte quelle scale, usi giù, a trasportare gabbi e piedi di colombi fino in cima alla tana di Efre. Un'altana è una specie di tana alta. Magari io se ne sta rintanato lassù, potendosene del resto del mondo. E intanto sono sempre io che devo salire là dove i tetti toccano il cielo. Magari questa è una bella immagine poetica, ma poi tocca a me di portare via la colombina a sacchi. Magari anche di pulire le gabbie da quella che c'è rimasta attaccata. Va bene che la passione è tanta, ma pur sempre di un lavoro di merda si tratta. Magari un po' lo faccio perché mi piace, non dico di no, però adesso Efrem esagera. Magari non se ne rende conto, magari pensa che 200 euro sono sufficienti, ma cosa crede? 200 euro sono niente, non valgono il rischio che corriamo, per non dire la fatica. Cosa pretende? Magari mi fa andare avanti e indietro su giù per le scale un giorno intero a portare triganini, texani, pavoncelli, bagadesi, piacentini, cappuccini. Magari mi ha scambiato per il garzone del bar, intendiamoci. Rimane sempre il mio maestro, ma quelli magari si è messo in testa che il piccione viaggiatore sono io, merlo che non sono altro. Altrimenti col cazzo che ci cascava nella pagna. Magari pagna non è la parola giusta, però cazzo sì, per Dio. Magari si ragionava con la testa invece che col cazzo, questa brutta cosa magari non succedeva. Magari ero solo stufo di tutte quelle scale e tutti quei piccioni. Magari sono solo un povero merlo. Magari avevo soltanto sete, ti giuro, volevo solo un bicchiere d'acqua. Dopo tutte quelle scale magari me lo meritavo. Adesso non è che voglio offendere nessuno, la signora Egle è sempre stata gentile con me. Magari oggi l'è stata fin troppo, se mi dava solo un sorso d'acqua la cosa magari finiva lì. Però non voglio dire che è stata soltanto colpa sua, magari bisogna capirla, poveretta, con quel marito che fa così spesso i turni di notte in albergo, poi magari passa le giornate a dormire. Magari la signora Egli si sente un po' sola, una donna ancora così bella per la sua età, una donna radiosa e generosa come lei avrà pur bisogno di distrarsi un pochettino. Magari fare due chiacchiere ogni tanto, magari non ci ha neppure pensato come andava a finire. Magari la colpa è stata mia, volevo solo un bicchiere d'acqua, ma lei mi fa, vieni dentro un minutino che magari ti faccio un buon caffè. Appena detto mi sono accorto che magari un buon caffè era proprio quello che ci voleva. Se magari mi diceva una coca oppure un chinotto non entravo neppure. Magari mi beveva la svelta il mio bicchiere d'acqua senza schiodarmi dalla porta d'ingresso e chi si è visto si è visto. Così magari adesso non ero qui a tormentarmi chiedendomi se la passerò liscia. Magari in casa sua non ci mettevo piedi, invece sono entrato a bere il caffè. Posso giurare che quel caffè era davvero buono. Complimenti, signora Egle. Le ho detto, suo marito è proprio fortunato ad avere una moglie come lei che gli prepara dei caffè così buoni. Magari mi sembrava una di quelle frasi note che si buttano lì per cortesia, però lei non l'ha mica presa così. Magari avevo calcato un po' la mano, magari ci avevo messo un tono un po' complimentoso, magari volevo solo essere gentile, tutto qui. Invece il signor Egle mi ha fatto l'occhiolino come per dire ti conosco mascherina, lo vedo bene che mi stai guardando le tette. Magari sarà anche vero che un'occhiatina alle tette io ce l'avevo data di straforo quando si era chinata a versarmi il caffè nella tazzina, ma frasi del tipo che lei era un vero splendore e roba del genere giuro che non le ho mai dette. Magari l'avrò anche pensate, ma piuttosto che dirle mi mordevo la lingua a sangue, eppure non c'è stato niente da fare. Perché mi fa che gran caldo c'è qui dentro, magari è meglio se gli togli qualcosa. Guarda TJ, sei tutto sudato, poverino. Magari a fare tutte quelle scale, poi va a finire che ti prende un sudore ritirato e magari ti ammali. Peccato che mio marito non c'è, oggi è il turno di giorno, se no magari gli dicevo di darti una mano, ma non restare lì impalato, cavati quel giaccone pesante, rilassati un attimino intanto che facciamo due chiacchiere. Magari dimmi cosa ci vuole fare quel mezzo matto di Efre con tutti questi piccioni merdosi. Sono proprio curioso di saperlo. Allora io magari devo dirglielo che non erano piccioni merdosi, ma colombi fatti e finiti che Efrem ha ramazzato in fretta e furia da tutti i colombaioni di sua conoscenza con i soldi che gli ha finanziato Padre Tiger. Però l'istinto mi ha detto che magari era meglio se ne stavo bello zitto. Ed è proprio quello che ho fatto. Intanto che lei mi sfilava il giubbotto, l'ha appoggiato sullo schienale di una sedia, che ne dici, mi fa, magari mi tolgo qualcosina anch'io. In questa casa c'è veramente troppo caldo, non ti pare? Magari, mi sono detto, magari adesso lo fa davvero. Infatti si è slacciata la camicetta, a momenti le tette le schizzavano fuori dal push-up. Ma che caldo esagerato, fa la signora Egli. Magari è colpa del buco dell'ozono, magari no. Ma io tutto sto caldo, in realtà non lo sentivo. Magari mi sembrava un po' al contrario, avevo un brivido lungo la spina dorsale e pensavo magari sto covando l'influenza. Perché invece la mia faccia scottava e per il resto era un pezzo di ghiaccio.
che mani fredde hai, fa la signora Egli prendendo le mie mani fredde tra le sue mani calde. Magari è il caso di riscaldarle un pochino, aggiunge appoggiandoci sopra le tette. Mi sembrava la favola di Cappuccetto Rosso. Magari mi sono detto adesso dal push-up salta fuori un lupo per mangiarmi meglio. Invece è saltato fuori con tre paio di tette, due pere magari un po' troppo mature, ma ancora sode, con capezzoli irti che mi fissavano come a dire «Costai lì a fare, coglione di un imbranato, vieni qui da noi che magari ci divertiamo un po' assieme. Tanto nostro marito fa il turno di giorno e di sicuro la tua scia non lo verrà mai a sapere. Magari dopo ti senti più rilassato alla faccia di quel negriero del piano di sopra. Ma chi si crede di essere? Magari lo so io chi si crede di essere, ho risposto per distrarle. Magari Efraim si crede di essere un generale mongolo che si chiamava Subedei. Ma le tette della signora Egle non mi hanno lasciato finire. Me la schiaffate sulla faccia, mi sono messo a succhiare come un po' parte. Magari potevamo fermarci lì, magari un po' di tenerezza materna è più che comprensibile in una signora sole prosperosa, ma la signora Egle è un tipo che quando comincia una cosa vuole magari andare fino in fondo, e fino in fondo siamo andati, e 2-2-4 ero nudo come un verme e non mi sentivo neanche più quel brividino sulla schiena. Magari in quella casa faceva caldo per davvero, adesso che la signora Egle si era spogliata tutta senza pudore. Magari non voleva più essere chiamata signora, diceva sono la tua porca, credendo magari di farmi piacere, pensando magari di eccitarmi di più. Ma no, grazie, non ce n'era bisogno, magari eravamo già pronti tutti e due a fare quello che volevamo fare. L'abbiamo fatto e ame, io non giudico nessuno, ma nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, voglio dire, a Cheyenne, se magari lo viene a sapere. Ma perché mai deve succedere? La signora Egli non ha il suo interesse a fare la spiona, magari ci va di mezzo anche lei, non le conviene proprio, e così magari finisce che me la passo liscia. Ma io alla mia Cheyenne voglio bene della spera di lei, perciò guai se viene a sapere quello che è successo. Magari è capace che mi strozza a mani nude, imbecille che non sono altro. Magari adesso mi torna il pate d'animo, magari il vero mongolo sono io, altro che Subedei. Se Cheyenne impara quello che ho combinato, sono nella merda fino al collo. E a proposito di merda, chissà se lei ha consegnato la sua, cioè quella dei colombi. Spero proprio di sì, magari adesso del telefono voglio sapere com'è andata a finire con l'onorevole Merdolini, magari la mia Cheyenne è riuscita a combinargli un servizio coi fiocchi, così padre Tiger è contento, allora magari mi calmo un po', magari va tutto a posto, magari non c'è da preoccuparsi, magari un cazzo.